Episodio 2. Buongiorno, Sam. Ah no, Brandy. Sam, parla Diane. Ti abbiamo tenuto a una stanza privata. Ringrazia la Bridges. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il tirano. Poi vai nello studio della Presidente. Oh sì, fatti la doccia, baby. Fammi vedere il culetto. Mi dissocio, ragazzi. Spero di non essere bannato, perché... Ah, oh, per la miseria. Non esiste più la privacy adesso. Oh, no. Tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Dobbiamo pure vedere mentre piscia. Bravo, vieni nell'ufficio della meno male, presidente. Meno male. Finito. Ti sta aspettando. È vero, Fronti. Vedi, Amazon gli paga bene i suoi fattorini. Voglio capire sta cosa della presidente, raga, non era morta? Ce l'abbiamo cremata? Ottimo lavoro, Sam. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza. Della nuova America. Ma che cazzo? Amelie. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Non proprio, Convert. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti? Tutto quanto? Colpino. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1. Ed è andata a ovest. Guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA.
lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Knot City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Catturata? Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Knot City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciano in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens, un gruppo separatista militante. Comandano Edge Knot City. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro? Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Esatto. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso. Non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a Ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un Cupid. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Knot City, trova Amelie e riportala a casa. Dopodiché, assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio, ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Esatto. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare.
Per una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Ho la play che sta decollando, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Quanto abbiamo iniziato? Da 2 ore? Sembra volato, ragazzi, il tempo. È assurdo. Veramente volato il tempo. Ma sempre in spiaggia, eh? Sam. Ascolta, tu sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. Devil. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Mentre stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. Ok. Zorugi. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Sì, sì, sono automatici, Rezo. Buongiorno, Sam. Penso di sì, Razor. Wow. Caspiterina. Sam, parla da Yarman. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. La stanza vedere. Privata è dotata di ogni comfort. Non fate un cazzo, faccio tutto io. Eccetera. Entraci quando devi riposare, controllare la temperatura o rivedere Bella. Le informazioni. Se hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Questo
Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Ok. Posso anche cambiare? Vabbè, io mi lascio così. Gli occhiali da sole me li metto rossi, dai. Così. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BP in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. La faccio di calmarlo, prenda pugni. Quindi? Selezioniamo le armi. Credo siamo ancora nella fase tutorial, eh? Ci conosciamo? Dirigo le operazioni di consegna, la manutenzione e le riparazioni. È bello averti con noi. Mi chiamo Mama, in caso non lo sapessi. Quelli lì sono fili. Non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. Ma che cazzo? Quindi? Posso concludere? Che più o meno abbiamo capito, ma... Perché? Usiamo il bagno in piedi. Ricercatore che tenta di svelare i segreti delle spiagge e del Death Stranding, oltre a quelli degli emersi e delle Dunes. Quando fai i tuoi bisogni, il tuo corpo espelle una certa quantità di materia chirale. La materia chirale può danneggiare la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione al chiralium e la comparsa di fobie, nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Vabbè, comunque un genio così, ma ragazzi. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle Dunes. Fammi prelevare un campione delle tue escrezioni per i miei studi. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e il tuo stato di salute. Ok. Questo terminale puoi consultare il database della Bridges, che include molti tipi di avvocati. Non puoi accedere al database completo, ma troverai comunque informazioni utili. Cioè. Produci la musica addirittura. Non ho ordini. Vabbè, queste robe le so. Ok, cosa dovrei fare in più? Sì, deve cagare tantissimo. Ok, posso uscire adesso. Dovrei andare anche a mangiare qualcosa, portarmi qualcosa da mangiare qui, ma non riesco. Allora, hai avuto modo di rifletterci? È zeppo di chiralium, ma chi è dotato di Dooms lo può portare. È tutto quello che ti serve per ricollegare il mondo, per renderci di nuovo uniti. Sono un corriere, non mi interessa collegare il mondo.
né creare dei nodi. Ma farò il necessario per aiutare Amelie. Thor. Anzi, questo non è un gioco, è un viaggio, cioè allucinante. Sam, ascolta. I terminali che i seguaci di Amelie costruirono nelle città che attraversarono andando verso ovest sono definiti nodi. L'infrastruttura esiste, ma la rete chirale non è operativa. E in questo momento può solo trasmettere comunicazioni vocali, talvolta via cavo, talvolta wireless, e piccole quantità di dati. E se i dati non sono immagazzinati in loco, i chiralgrammi non appariranno. Amelie e gli altri membri della Bridges che hai visto non sono che chiralgrammi generati da dati locali. In caso non lo sapessi, tu non devi far altro che trovare un nodo, collegare il Cupid e ristabilire le comunicazioni chirali. Una volta collegato il Cupid al terminale, potrai dare avvio a un'enorme e istantanea trasmissione di dati con la rete UCA. E in un attimo saremo di nuovo connessi non solo con gli altri, ma con il passato. Che fai? Smette il Septum adesso? Tutti i dati frammentati e perduti saranno raccolti e ricostruiti. Septum, sarà come riportare in vita i fossili dei dinosauri. Le musiche. Della Terra. Tutta la conoscenza perduta dall'avvento del Death Stranding sarà di nostro dominio. Ed è così, amico mio, che lo sconfiggeremo. Una volta ristabilite le comunicazioni chirali, generare chiralgrammi non sarà difficile. E potrai usare le stampanti chirali. Così tra non molto potremo inviare ogni genere di cose attraverso la rete. Ma niente di originale. O che abbia un'anima. Niente di reale. Soltanto copie. È vero. Ed è per questo che ci serviranno ancora corrieri come te. Prima e dopo la riunificazione ci serviranno uomini d'azione. Il riposo fa male, no? Già, beh, l'ozio è il padre dei vizi. Trovi i dettagli al terminale per le consegne. Vai a controllarlo di sopra. Il carico ti aspetta lassù. Queste scarpe ne hanno fatta di strada, a quanto pare. Che ne dici? Le butto via? Sì. Fermo. Aspetta. C'è una cosa che devi controllare. Quei cosi reagivano al mio sangue. E più di una volta. Reagivano come? Che vuoi dire? Non lo so. Hai analizzato il mio sangue? Dimmelo tu. D'accordo, vedrò che posso fare. Cioè, sembrano tutti dei cattivoni, ma sono due cretini, questi due. Sono papà.
cioè che non puoi stare. Non puoi avere un attimo di disattenzione che succede. Scansionami tutto, Bailo. Sono un padre. Carico verificato. Grazie. Dottor Nate Scala. Central Knot City. Nessuno sapeva cosa significasse per l'organizzazione, o per le UCA, o per noi. Ma l'ossitocina ha un effetto calmante, ci aiuterà. Non ci vorrà molto a rimetterci in pista. Diamo un'occhiata. Fantastico. Grazie di nuovo. Mi sembra tutto a posto. E spero che presto lo sarà anche la stazione. Ok, 4 like, ragazzi. Ah, divento un fashion blogger quando finisco. Mi sa che finisco nell'altra dimensione. Nonostante mi sia ammazzato 30 volte. Cioè praticamente, raga, abbiamo fatto 49 minuti di gioco su 2 ore totali e mezza, cioè. La preda influencer inizia da qui. Più o meno. Tu sei con la seconda squadra, no? Dove sono gli altri? Morti. Nella voragine. Non ci credo. Li ha fatti fuori tutti. E poi hanno mandato te da solo. Cioè, se fosse solo una consegna, pazienza. I corrieri ne passano sempre, ma... La seconda squadra doveva portarci il Cupid per collegarci. Sono 3 anni che aspettiamo aiuto. 3 anni. E mandano una persona sola. Merda, merda, merda! Dimmi che non hai portato solo l'ossitocina. Ho il Cupid. Tu? Sul serio? Allora è vero, sono riusciti a farlo funzionare. Bene, allora potresti essere la risposta alle mie preghiere. Beh, che cosa aspetti? Agganciaci a quella rete. Papà. Dai, sei giù. Cioè tutto il mondo esplorabile è tutta quella roba lì, ragazzi. Siamo fuori. Faccia da cazzo, ragazzi, c'è una faccia da cazzo questo. Dona armi, attrezzatura. Quindi però potrei vedere le strutture degli altri giocatori e accedervi. Collegamento a Capital Knot City confermato.
sta succedendo davvero, come aveva promesso Amelie. Potremo fare quello per cui siamo qui. Ehi, sei il diretto biologo Ovest, documentarista. Ci sarà un sacco di gente felice a rivederti. Magari è lui. Alla costa. Il che vuol dire che vedrai Amelie in persona. Bella cosa, gran bella cosa. Io non l'ho mai incontrata, ho solo visto i suoi olomessaggi durante la prima spedizione. Beh, comunque, fai attenzione per strada. È pieno di persone cattive là fuori, forse sono più di quelle buone. Ma non c'è bisogno che te lo dica. E perché me lo dici? Grazie, Sam. Collegando quella stazione secondaria alla rete chirale, l'hai messa in contatto diretto con noi di Capital Not City. Bene. E ora? What, Razor? A ovest della stazione ci sono un paio di strutture create dalla spedizione precedente. E più avanti c'è la tua nuova destinazione, Port Not City. È sul lago di un cratere formatosi dopo la prima voragine. Il tuo obiettivo è collegare Port e Capital Not City. Ma per farlo dovrai utilizzare le nostre strutture come stazioni aggiuntive. Sono essenziali per stabilire un buon collegamento. Considerate la distanza da coprire. Stiamo 46 milioni di chilometri. Un centro logistico e una centrale energetica. Se vuoi sapere dove iniziare, comincia dal centro logistico. Dobbiamo giusto consegnare un carico. Controlla il terminale per raccoglierlo.